Buongiorno e benvenuti, ben svegliati da 7 in punto questa mattina. La puntata la dedichiamo interamente a Padova, la Padova del 300, una Padova che già in quello che è il cosiddetto Medioevo però aveva tutti gli elementi caratterizzanti del Rinascimento ed è una tesi fortemente sostenuta anche sulla base di approfondite ricerche storiche dagli ospiti che ho qui con me. Questa mattina do il buongiorno e benvenuto a Silvia Gorgi e a Matteo Strucul, autori, lo faccio vedere, Padova Segreta di Giotto. In realtà questo è un volume che arriva dopo il documentario che avete realizzato, proprio un documentario sulla Padova di Giotto e quindi tutte quelle che possono essere le forme in nuce rinascimentali già all'epoca, un documentario che esordisce in tutta Italia il 6 novembre, quindi una produzione storica cinematografica di un certo peso. Chi insomma non vi conoscesse, siete Matteo, un romanziere accreditato a livello anche internazionale, Silvia, giornalista, ma credo che sia l'ottavo libro su Padova, per cui uno dei massimi esperti e conoscitori della storia della città. Volevo un po' capire e sapere da voi come nasce questa ricerca che arriva un po' alla tesi dimostrata anche nel documentario che nel 1300 Padova era una città rinascimentale. Nasce da anni di studio e di fatto anche da quello che stava succedendo prima del 300, già come dire dall'uscita della tirannia di Ezzelino III da Romano, perché Padova poi ha vissuto un periodo particolarissimo, un periodo in cui le istituzioni comunali si sono fortificate, c'è stata un'espansione di carattere economico, le fraglie e le corporazioni si sono unite e soprattutto stava succedendo qualcosa di particolarissimo come al solito all'interno della nostra università. Questa università che nasce nel 1222 e che da sempre è stata insomma un'eccellenza. Ecco, anche in quel periodo c'era un circolo di intellettuali il cui nome più importante è quello di Albertino Mussato, ma poi prima di lui in qualche modo è stato suo maestro Lovato de Lovati, con anche la leggenda della fondazione di Padova da parte di Antenore. E Albertino Mussato, insieme a questi intellettuali, che cosa fa? Di fatto in qualche modo rappresentano una sorta di uomo nuovo, perché sono degli intellettuali che non hanno delle origini nobili, spesso hanno delle origini modeste, ma che credono che l'ingegno e il talento siano davvero la forza per cambiare il pensiero del momento. E per farlo la cosa principale è recuperare la lingua, quindi studiano il latino, i codici antichi, per far sì che poi, come dire, da quello si riparta per dare una nuova visione della società, una visione che loro ritengono in quel momento decadente da un punto di vista morale, e quindi per recuperarla bisogna andare alle origini, bisogna recuperare la lingua e il linguaggio. Insieme a questo, in quel periodo storico, volevo anche ricordare che Albertino Mussato proprio all'interno dell'università diventa poeta nel 1315 con un'opera che è Cerinis, che lui dedica a Ezzelino. Quindi un grande illuminismo culturale, poetico, sì. L'arte che diventa un po' l'elemento caratterizzante e quindi di conseguenza anche molta committenza, no? Sì, esatto. E in quel momento che ovviamente Padova è guelfa, loro come nuova, diciamo, andata a nuovo movimento sono quelli che oggi definiamo come preumanisti, però dall'altra parte ci sono appunto le committenze o protocommittenze. Matteo, Padova guelfa e ecco che emerge anche un legame profondo, questo sempre scavando nella storia, con Firenze, altra città guelfa. Beh, sono sempre state due città in qualche modo alleate, questo lo vediamo anche durante la signoria carrarese e lo vediamo poi, come diceva Silvia, anche in questo parallelismo ideale, nel senso che prima con Enrico degli Scrovegni nei confronti di Giotto, poi con la dinastia carrarese nei confronti dei pittori di corte, Guarento d'Arpo e Giusto de Menabuoi, e come dire, la collegata famiglia Buzzaccarini, penso a Fina Buzzaccarini, la moglie di Francesco il Vecchio, e poi Lupi di Soragna, e quindi anche lì
committenze nelle varie cappelle di San Giacomo, l'oratorio di San Giorgio, nei confronti di Altichiero da Zevio o di Jacopo da Bologna e Jacopo da Verona. E beh, insomma, questo meccanismo dell'autocelebrazione o della sacralizzazione del potere attraverso la bellezza e la forza dell'arte pittorica a fresco, di cui Padova è evidentemente capitale nel 300, è evidentemente, come dire, antesignana rispetto poi a quella che è la signoria medicea e al rapporto di committenza che c'è tra Cosimo de' Medici e Filippo Brunelleschi o, che ne so, Lorenzo de' Medici, Sandro Botticelli, eccetera, eccetera. E, tra l'altro, questo discorso è talmente vero che addirittura Cosimo de' Medici nel 1433, cioè 130 anni dopo, diciamo così, la venuta di Giotto a Padova, viene esiliato da Firenze a Padova e sulla sua scorta qualche anno dopo arriva Donatello, quasi a chiudere questo cerchio ideale. Quindi diciamo che il parallelismo Padova-Firenze, che è anche la tesi di questo documentario, il sogno del Rinascimento inteso proprio come questo sogno anticipatore, in qualche modo, questo immaginare oltre... Questo anche centralismo dell'uomo, sì, no? Questo assolutamente. Ritorno al pensiero, certo, alla forza. Ci sembrava una linea, come dire, una tesi molto convincente e che noi abbiamo, come dire, portato avanti nell'arco di questi 93 minuti da una parte e delle 250 pagine del libro dall'altra. Adesso la domanda a tutti e due: perché la voglia di fare una trasposizione cinematografica? Perché attraverso un documentario, perché dal libro siete approdati, libro con esperienze per entrambi di lunga data, siete approdati ad una trasposizione cinematografica. Perché la necessità di un documentario? Perché arriva prima? Perché comunque può andare a interessare una fascia diversa? Ecco, insomma, sono un po' incuriosita. O perché il cinema, che comunque posso testimoniare nelle vostre corde, in qualche modo, in una visione multimediale, ha un suo spazio. Volevo capire come nasce il documentario proprio. Padova si meritava un documentario perché ha avuto nel corso dei secoli un ruolo centrale che non l'è riconosciuto ancora oggi. E quindi anche questi studi, che non sono, come dire, sono gli studi che noi abbiamo fatto, ma ci sono tutta una serie di tesi, ci fanno dire che anche, come dire, arrivare poi alla lingua nazionale è un percorso che passa per Padova e che è passato per Padova. Basta pensare per Petrarca. E quindi sostanzialmente per rendere onore a questa città da una parte e dall'altra perché come appassionati di cinema noi, diciamo, nel corso degli ultimi anni abbiamo anche creato una sorta di, per il momento è davvero una piccola casa di preproduzione cinematografica. Dico preproduzione perché che cos'è di fatto? Una sorta di writing room in cui noi lavoriamo ai soggetti, ai trattamenti e alle sceneggiature di possibili progetti che poi vengono invece trasposti in una vera e propria produzione quando troviamo un produttore che crede, diciamo, in questo percorso. Quindi voi fate la parte autorale, la sceneggiatura, sì, e poi con grande sforzo, immagino, sì, cercare qualcuno che creda nel progetto e sia disposto anche ad investire. Sì, fortunatamente abbiamo una certa possibilità ormai. Sì, ecco, appunto, assodata. Però sì, comunque è effettivamente così. Che poi è un modello molto americano, insomma, di lavorare, nel senso che normalmente, ecco, mi fa sempre un po' sorridere questo fatto che in Italia sembra sempre che si debba partire da non si sa bene che cosa, come se la storia fosse uno optional. In realtà la storia è sempre la base di qualsiasi lavoro, che sia un libro, che sia un musical, che sia un film. Cito il musical perché, ad esempio, un'altra Casanova. Esperienza, Casanova Opera Pop, che è tratta completamente dal mio romanzo Giacomo Casanova, La sonata dei cuori infranti, che poi è stata musicata e prodotta da Red Canzian, però anche lì, come dire, partivamo da una storia e da dei personaggi. Qui è la stessa cosa, tra l'altro anche Casanova sarà al cinema. È infatti un film, no? 27, dal teatro anche quello al cinema. 27, 28 e 29, invece, di novembre sempre con la formula evento. Però per tornare a quello che dicevamo, sì, l'idea è proprio anche quella di
e pensare che abbiamo un'esperienza sufficiente per poter affrontare un medesimo tema attraverso più linguaggi. Uno è quello della scrittura, che consente un approfondimento di un certo tipo. L'altro, nel caso del documentario cinematografico, è proprio l'idea di dire in un'ora e mezza comunque c'è questa full immersion che puoi fare nella Padova del 300 attraverso gli 8 luoghi riconosciuti in patrimonio UNESCO con colui che ha presentato il dossier. Che è... L'immagine indubbiamente è il linguaggio di oggi, quindi è necessario anche... Però hai anche la possibilità di integrare, come dire, le tue consapevolezze, le tue esperienze, competenze con, che ne so, appunto il... la guida da un certo punto di vista di colui che ha presentato il dossier per il riconoscimento UNESCO, che è Andrea Colasio, e poi c'è una delle massime esperte di guaretto al mondo, che è la professoressa Zuleika Murat. Una concatenazione di elementi. Poi c'è la professoressa Rita Deiana, che ci dà un punto di vista, diciamo, invece più a carattere direi architettonico rispetto tecnico, ai luoghi e tecnico, eccetera. E quindi, se vogliamo, quello stesso racconto viene visto a più voci. Quindi è una somma anche di consulenze di esperti. Assolutamente, assolutamente. E ovviamente con la forza delle immagini, perché nel caso di Magnitudo, che è produttore leader nell'ambito del documentario d'arte, è una delle 5 realtà al mondo che gira in 8K, abbiamo la possibilità di entrare nell'affresco, di vedere il dettaglio, per cui a fronte di un racconto anche molto preciso corrisponde sempre un'immagine che, come dire, te lo illustra nel modo più chiaro possibile, perché stiamo commentando in realtà quell'immagine, e questo ovviamente te lo può dare solo il cinema su un grande schermo in realtà. È anche un'immagine che non avremo mai come spettatori, perché da pubblico non riusciamo davvero a vedere quel particolare, invece attraverso questa... La lacrima, ad esempio, sul volto, magari da vicino donna, non riesci a vederla, certo la intuisci da... Nella strage degli innocenti o che ne so io, insomma i dettagli sono tanti. Prima facevate riferimento, no, anche su questa vostra, chiamiamola, iniziativa sfida sul modello americano, di partire da una storia, no? Mm-hmm. E mi è venuto in mente che in effetti in Italia si parte invece dal produttore, mm-hmm, e poi si sviluppa una storia, mm-hmm, e spesso magari anche il produttore che si inventa a grandi linee, certo, il copione, e poi lo sceneggiatore quasi deve dar vita, sì, ad un'idea. Invece è bella questa cosa, che sia l'idea, sta cambiando qualcosa, perché magari nella produzione d'arte, di approfondimento storico, c'è un certo tipo di approccio, oppure sta proprio cambiando il meccanismo? Voi che fate cinema, fate cultura... Beh, secondo me da un punto di vista di piattaforme stanno invece cercando tantissimo le storie, quindi anche Sky Arte, voglio dire anche tutti quei canali che si occupano d'arte hanno bisogno di raccontare storie, di raccontare anche l'arte in maniera diversa, perché poi hanno visto che, diciamo, la classica mostra, insomma, poi tutto anche il percorso legato all'arte, le gallerie, è chiaro che ognuna di queste ha affrontato una serie di crisi negli ultimi anni, e per avere un nuovo pubblico, per avvicinare i giovani, per parlare in maniera diversa, per raccontare gli artisti, c'è bisogno di altro, sono bisogno di più linguaggi che si mettono assieme e anche di approfondirli in maniera diversa, per cui c'è questo tipo di ricerca. E devo dire, noi con Nord-Est Boulevard abbiamo avuto questa sorta anche di triangolo che è diventato perfetto, perché poi abbiamo avuto un altro piccolo produttore che in realtà è locale, che sta crescendo tantissimo, che si chiama Red String, di Diego Loreggian, che è stato il nostro tramite per conoscere Magnitudo, e poi, diciamo, da questa cordata abbiamo, insomma, creato l'intero progetto, ed è stato anche poi colui, Red String, che ci ha dato tutta una serie di possibilità di girare nel territorio come produzione esecutiva, e quindi di andare anche a filmare, non so, la cinta muraria di Cittadella, piuttosto che il castello di Monselice, piuttosto che Arco a Petrarca, eccetera. Quindi è stato anche quello come tradunione. E poi non dimentichiamo che una cosa che abbiamo osservato, adesso parlo per esempio per la mia esperienza nei romanzi, è che gli editori, per esempio stranieri, sono affamati di romanzi scritti da un autore italiano che parla della storia dell'Italia. Così abbiamo visto che nel cinema, in particolare nel documentario d'arte, c'è questa volontà. Magnitudo ha un'esperienza di parecchi documentari che poi sono approdati in tanti mercati stranieri. E anche qui abbiamo un distributore che si occuperà della vendita in realtà all'estero. Sarà una distribuzione, quindi non solo in Italia, ma... Ovviamente sì, nel senso che il distributore esiste già, chiaramente bisogna poi concludere degli accordi fondamentalmente. Però, come dire, quella è la direzione, perché evidentemente Giotto interessa
come altri casi. Beh, insomma, Michelangelo, che sembra quasi scontato, che ne so, chiaramente ai mercati esteri. Quindi anche questa è un'altra possibilità che ti dà il documentario, ripeto, nel mio caso è funzionato anche con il libro, però con il romanzo, però devo dire che c'è anche questa ipotesi, no, molto concreta, per cui sottolineando tutto in inglese, ma partendo comunque dalla lingua originale, che per nostra fortuna insomma è l'italiano, e beh, è un modo anche per far viaggiare la città, lo dicevamo, no, fuori dai confini, al di là della piattaforma, perché poi anche lì distinguerei, cioè vedere comunque cioè le immagini degli affreschi di Giotto, di Giusto, in un grande schermo, comunque è un'esperienza immersiva, diversa, è diciamo diversa immersiva rispetto allo schermo di casa, per quanto comodo, bello e sì, interessante infatti sia. Infatti è un po', io credo che il digitale ha posto, no, delle trasformazioni, ma trasformazioni che non è che io sono convinta che non andranno mai ad abolire vecchi sistemi, perché il grande schermo rimarrà il grande schermo, come la televisione rimarrà la televisione, certo. Cioè si aggiungono elementi, sì, e insieme poi fanno il sistema di fruizione, e sono d'accordo con Silvia che c'è una ricerca, perché da parte magari di chi produce storie, perché c'è anche una richiesta. Mm-hmm. L'importante però è trovare il linguaggio giusto che soddisfi magari un nuovo target che fa una richiesta di informazione. Certo. Padova, pensiamo a Giotto, per noi sembra scontato conoscerla, però prima sottolineavate che effettivamente non ci sono tanti documentari su Padova, e Silvia diceva Padova si merita una narrazione. Vi siete chiesti come mai non ci sia stato nel tempo un racconto cinematografico, storico, documentaristico della città di Padova? Forse perché non si sapeva che era l'Urbs Picta, forse perché Padova è sempre stata solo associata probabilmente ad un turismo, chiamiamolo, di stampo religioso, dimenticando che invece è stata uno dei comuni d'Italia in senso pregnante e importantissimo, le città murate anche del Padovano. Sì, io credo che ci siano tutta una serie di fattori, uno di questi è anche un, diciamo, mercato cinematografico che non comprendeva il nord-est, nel senso che di fatto comunque il cinema si fa a Roma, ci sono tutta una serie di, come dire, nuove leggi che hanno permesso invece anche la creazione delle film commission, che sono state strutture fondamentali poi per andare a finanziare invece produzione anche sul territorio, e da questo punto di vista credo che sia stato fondamentale anche il lavoro degli ultimi anni fatto all'interno della Veneto Film Commission per quanto riguarda poi le produzioni che magari sono state in qualche modo attirate a livello territoriale, e quindi lì è stato possibile creare una sorta di apertura. Poi per quanto riguarda Padova in sé, ci sarebbe da fare anche un discorso di carattere politico. È chiaro che la forza che ha una città anche a livello nazionale la porta anche su più canali, non a caso, voglio dire, anche questo boom di Firenze degli ultimi anni ce l'ha fatta conoscere, però ovviamente c'è stato anche tutto un lavoro strategico dietro. Credo che la cosa importante è stato questo riconoscimento, l'Urbs Picta, il percorso fatto davvero da questo punto di vista va riconosciuto alle giunte che ci hanno lavorato, a tutte le associazioni che ci hanno lavorato, perché siamo usciti da una dimensione che ci vedeva solo come la città di Sant'Antonio. Sicuramente sì, viene conosciuta per Sant'Antonio e tutti la conoscono nel mondo anche per questo, però si va a perdere tutto ciò che è stato invece come reale centro culturale. Vi sentite un po' testimoni di questa città anche attraverso il lavoro che avete fatto, cioè anche il fatto che comunque siete due professionisti affermati, conosciuti con i romanzi, con i libri su Padova? Questo può essere un plus, che in qualche modo è una reciprocità con la città di Padova? Rilanciate la fama. Ma diciamo che sicuramente io penso che è la prima, penso che possiamo dire serenamente che è la prima volta che Padova è protagonista per 93 minuti al cinema con un documentario cinematografico che è stato riconosciuto anche film di sé. Sì. E quindi questa è una grande novità. Sicuramente si nutre di tutto ciò che Silvia ha detto, cioè di tutta una serie di elementi che sono stati portati avanti da più persone, non ultima appunto l'assessorato sicuramente alla cultura del comune,
E, diciamo però che è stata anche una grande fatica, questo lo possiamo dire, questo cioè entusiasmo. Visto che sei in dubbio. Certo, però devo dire che arrivare a questo risultato non è proprio semplicissimo. C'è stata una pandemia in mezzo, c'è stati 4 anni di lavoro, cioè veramente ci avevo creduto, secondo me, oltre il lecito, mi viene quasi da dire, e non lo so, in questo magari ci riconosco una certa tenacia, devo dire, anche perché prima non era mai successa una cosa del genere, quindi evidentemente qualcosa di giusto l'abbiamo fatto anche noi. E però sì, certo, è sicuramente un atto d'amore nei confronti della città, questo di sicuro. È una città che attraverso, devo dire, soprattutto i suoi abitanti ci ha dato grande soddisfazione in passato. Insomma, io devo dire che a Padova ho sempre avuto un pubblico molto forte di lettrici e di lettori dei miei libri, e quindi insomma da questo punto di vista anche in questi giorni sentiamo un certo calore da parte dei padovani. Noi peraltro li esortiamo insomma a essere ricordiamo presenti. Il 6 novembre che proiezioni ci sono? Beh, allora 17, 19, 21 e 10 al Porto Astra, poi 17 e 19 mi pare e 30, non vorrei sbagliarmi, ma le trovate sul Porto Astra, ecco. Martedì e poi mercoledì, sempre più o meno su quelle fasce lì, ecco, orarie. Un'altra domanda, è un documentario, però ci sono due anime in voi, l'anima giornalistica, quindi dell'indagine quasi filologica, e l'anima, sì, dello studioso della storia, ma sei un romanziere. Ecco, in questo documentario che tipo di... ci sono aspetti di romanzo? È una scrittura filologica precisa? Che tipo di taglio, senza svelare molto, ma che tipo di taglio avete voluto dare? Anche fondendo le due anime di tipologia dei sceneggiatori che siete. Che poi non sono così nettamente distinte, nel senso che poi Silvia chiaramente è anche molto più autrice di fiction di quello che magari uno potrebbe immaginare, nel senso che poi i suoi libri hanno spesso degli elementi romanzati. E un romanziere di romanzi storici inevitabilmente poi deve studiare la storia per poter... Esatto. E quindi al netto di questo, ma io credo che trovi comunque un'anima abbastanza... cioè due anime nel medesimo progetto, cioè c'è l'aspetto filologico e diciamo scientifico, mi viene a dire, che ci è garantito dal consulente scientifico Andrea Colasi e anche naturalmente dalle professoresse Murat e Deiana, e poi c'è, io credo, anche invece una parte più narrativa legata soprattutto alle vicende, a volte anche sanguinose, piuttosto feroci della dinastia e Carrarese, ma non solo, perché poi anche ci nel sono... rapporto fra Giotto e Dante, perché in qualche modo noi cerchiamo di affrontarlo, quindi affrontiamo queste due figure incredibili che hanno rivoluzionato il Medioevo e i loro linguaggi, e le mettiamo assieme perché c'è un confronto e perché in qualche modo di fronte a quel giudizio universale è inevitabile farlo. Questo confronto. Prossime idee che avete in mente? Siamo all'esordio di questo debutto. So che tu, Matteo, hai appena pubblicato l'ennesimo romanzo dedicato alla monaca di Monza, quindi avete anche molto interesse per l'Ottocento, perché voi avete molti impegni, molte attività. Quindi... Beh sì, tant'è vero che abbiamo il Festival dell'Ottocento Padova Festival agli inizi di dicembre, che dedicheremo dall'8 al 10, che sarà dedicato in parte a Manzoni. Consegneremo a Marina Marazza, autrice Le due mogli di Manzoni, per Solferino, il premio Ippolito Nievo. Abbiamo Napoleone con Andrea Frediani, che presenta il suo nuovo romanzo su Napoleone. Abbiamo Felicia Kingsley, che invece è una campionessa di vendite, con questo romanzo, Una ragazza d'altri tempi, ambientato nell'Ottocento della Londra Regency. E quindi l'Ottocento, insomma, c'è molto caro, anche perché insomma Padova è una città che con l'Ottocento ha parecchio a che fare, dal Pedrocchi a tutto il resto, che è un po' il nostro... Non solo, il Grand Tour, infatti. Insomma, Lord Byron, gli Shelley che arrivano sui Colli Ogani, Nievo, che è anche, come dire, noi abbiamo il premio Ippolito Nievo che consegniamo proprio nel corso dell'Ottocento Padova Festival. Sì, quindi l'Ottocento c'è moltissimo. Quanto per voi è importante la cultura, così scavare nella storia? E quanto anche magari avete anche in programma
progetti legati alla storia contemporanea? No, se vuoi rispondere, cioè, come vuoi. Ma non lo so, io ammetto che sono molto affascinato dalla storia e credo anche che questa sia l'Italia, diciamo, sia un paese che invece è in debito con la memoria, nel senso che si tende, mi sembra un paese molto legato all'oblio, che tende molto a coltivare... Oppure a fazioni. Beh, questo sicuramente direi a tifoserie. Tifoserie senza approfondimento, Molto legata al racconto, giustamente, del Novecento, però se andiamo a vedere poi non è che gli altri secoli sono stati raccontati tanto. No, assolutamente. E quindi... Per quanto mi riguarda sono sempre molto attratto da un racconto storico, ecco, anche perché credo che ci sia tantissimo ancora da esplorare, da raccontare. E poi non lo so, però se Silvia condivide... Forse il passato ti permette, è passato e quindi hai quel periodo che, per il quale hai un processo di sedimentazione, ti permette di leggerlo in maniera più obiettiva, forse il passato... ha bisogno di essere letto dopo tanto tempo perché possa emergere nelle tutte le sue sfumature? Può essere anche questa una chiave? Può essere sicuramente una chiave. Allora, personalmente proprio non provo questo grande fascino per il Novecento, lo dico sinceramente, un secolo, non lo so, che mi delude molto e trovo invece, e anche lo trovo molto grigio, molto pieno di... non lo so, di catastrofi, non che non ce ne siano state nei secoli precedenti, però, come dire, mi sento personalmente più vicino al romanzo ottocentesco, alla grande arte rinascimentale, o del Settecento veneziano, ecco, per esempio, perché banalmente mi sembra tutto molto più bello, ma questo è a mio gusto evidentemente personale, quindi per quanto mi riguarda io al Novecento non sono minimamente interessato. Ma io invece personalmente volevo dire che all'interno degli saggi che alla fine ho fatto... è una cosa che invece ho sempre recuperato, cioè ho recuperato il passato per parlare anche dell'oggi e anzi trovo che sia interessantissimo da fare e che questo recupero in fondo ci sia in tutti i progetti che ho affrontato. Devo dire che poi noi appunto con questa casa di produzione che si chiama Nord-Est Boulevard stiamo scrivendo anche tutta una serie di nuovi progetti, poi è chiaro che sarà da capire quando andranno in porto, se troveremo i produttori giusti. Su cui magari ci sono anche degli elementi di contemporaneità, perché sì, diciamo che questa casa di produzione avrebbe due anime, la prima legata ai documentari d'arte e la seconda legata invece a dei progetti che possono essere realmente solo di fiction legati al genere, quindi potrebbero in realtà spaziare fra thriller, horror e lì incontriamo il contemporaneo. Ecco, quello sì, è vero, hai ragione. E volevo anche aggiungere che a brevissimo uscirà un mio nuovo libro su Padova che si chiama Le case straordinarie di Padova. Noi vi aspettiamo, insomma, siete versatili. Oggi o insomma in questi giorni. Versatili, pieni di iniziative, ma soprattutto con tanta attenzione a quella che è la cultura in tutte le sue sfaccettature, che credo sia importante proprio alimentare lo spirito, oltre che alimentarsi così in maniera pratica. Io vi ringrazio, ricordiamo il 6 novembre, ricordiamo il titolo del documentario da cui poi è stato realizzato il libro Padova Segreta di Giotto, il 6 novembre Porto Astra. Urus Picta, Giotto, il sogno del Rinascimento. Bene, io vi ringrazio, ringrazio anche voi per averci seguito questa mattina in questo viaggio nella Padova del 300. Ci rivediamo domani mattina. Arrivederci.